Noi come categoria siamo convinti che oggi parlare di pari opportunità per le donne in un momento di grande crisi, in un momento in cui l'occupazione diminuisce sempre di più, naturalmente le donne sono più in pericolo. Abbiamo voluto mettere insieme le categorie del privato, in questo caso la Filcams e la FLAI, più lo SPI, per uno scambio anche alcune idee su alcune cose, sulla cittadinanza, sulla contrattazione, sulla legalità in un percorso al femminile. Noi avevamo approcciato, certo, senza chissà quali illusioni, siamo in piena recessione, con un governo che comunque è espressione di un Parlamento dove la maggioranza di centrodestra, per quanta fantasia si possa avere, non è che quella riforma poteva essere il socialismo del mercato del lavoro, però un'inversione di tendenza quantomeno rispetto alla precarietà, rispetto alla necessità in un periodo di crisi profonda, Squinzi oggi ha ripetuto che è la più grande crisi dal dopoguerra ad oggi, rispetto all'esigenza di allargare un po' il sistema delle tutele, ammortizzatori sociali. Il bilancio è tragico, perché questo è un settore dove, visto che parliamo tanto dell'articolo 18, giustamente, e del rischio di licenziamento, del maggior rischio di licenziamento, questo è un settore dove il licenziamento è incorporato nell'assunzione. Io considero, compagni e compagni, il programma di questa festa, di queste giornate, un programma di grande qualità, nel senso che sul versante dell'iniziativa pubblica, dell'interlocuzione, sul versante dell'elaborazione, queste giornate rappresentano, io credo, per la cultura politica e sindacale di Funzione Pubblica, per la cultura politica e sindacale della CGIL e anche per il positivo fenomeno imitativo che mettono in campo, un fatto assolutamente rilevante. L'intesa sul lavoro pubblico è una grande intesa, è una grande intesa, e se il governo e il Parlamento traducono quell'intesa con una delega che non corrisponde a quei valori, farebbe un errore la politica e pagherebbe caro, io credo, il conto in termini di consenso popolare rispetto alle questioni se non traducesse quell'intesa così come adeguatamente fa fatto. Io penso che le norme introdotte nell'ultimo anno sugli enti locali siano norme sbagliate, rozze, probabilmente incostituzionali. È però è pure vero che c'è una crisi drammatica e che troppo lenti siamo stati nel fare innovazione. Bisogna correggere le leggi sbagliate, però bisogna accelerare l'innovazione, quindi trasformare radicalmente le province, ridurne il numero, associare i piccoli comuni, farlo coinvolgendo i lavoratori, farlo coinvolgendo i cittadini, cioè prendere di petto la sfida dell'innovazione, altrimenti le soluzioni autoritarie continueranno ed è inevitabile.